Signori, bentornati cari nel canale dello zio Marot. Raga, allora, prima cosa, ho due cose importantissime da dirvi. Allora, prima, che mando un grande bacio alla mia ragazza che è partita meritatamente per godersi una crociera e quindi mi vedrà dalla nave. Un bacio, amore. E la seconda, raga, è stata una follia della giornata e del momento. Lo zio Marut, ragazzi, è stato sfidato dal suo compagno di squadra e dalla sua chat a registrare, ragazzi, un video con un mazzo proposto da loro. Ma non un video qualunque, raga. Io oggi devo montare, quindi al volo, così, il mazzo che mi viene detto da Tolsimir e quindi dalla sua chat. E devo vincerci almeno una partita. E fino a quando io non vincerò la partita, ragazzi, dovrò continuare a giocare al trance. Quindi c'è il rischio che io possa fare un video in stile Blizzard di 10 ore, il loop infinito. Raga, il mazzo di oggi con cui sono stato sfidato è il Murloc Warrior. Raga, ve la butto qua. Questa sfida di oggi è nata per caso. E io ho deciso di farla diventare una rubrica, ragazzi. Voglio fare una rubrica su Sfida lo zio Marut, Challenge lo zio Marut, raga. Ogni settimana, quando farò il video del challenge dello zio Marut, la prima persona che mi commenterà il nuovo video mi dirà il mazzo con cui devo fare la sfida successiva, io lo farò. Nella prossima settimana, ragazzi, avete capito bene? Quindi sarete voi il primo che scriverà un commento dicendomi il mazzo da portare nel commento. Quindi mi dirà: Marut, sei un grandissimo stronzo. Voglio che la prossima settimana mi porti in Murloc Warrior, che è il caso di oggi. E lo zio Marut farà il suo challenge con il mazzo proposto da voi. Naturalmente, ragazzi, se mi commentate il video e non vi iscrivete, siete dei grandissimi stronzi. Quindi prima vi iscrivete, poi commentate e mi dite il mazzo che devo portare nel challenge. Raga, avete capito bene? Quindi oggi sarà il primo. È nato così tutto per caso. Questa è un'idea che mi piaceva tantissimo, raga. Qua dobbiamo andare a montare un Murloc Warrior. Lo montiamo insieme. Raga, prima cosa da fare. Io scrivo Murloc, cioè per non saper né leggere né scrivere, Murloc. E andiamo subito nelle generiche, ragazzi. Perché per chi non lo sapesse, il Warrior non ha neanche un Murloc di classe. Quindi sarà una challenge veramente difficile. Questo tizio che si mangia i Murloc non penso che faccia a caso nostro, ragazzi. Iniziamo a mettere subito il drop a uno più forte dei Murloc. Lui per forza. Questo OP, raga, questo ci farà vincere, ce la farà vincere la partita. Tizio 2-1 con carica dorato per forza. Questo lo mettiamo. Questo è pure Mac. Subito. Lui. Raga, lo scagnozzo c'ha rush. Potrebbe fare un trade. Il problema, raga, come cazzo vince? Cioè, qual è la nostra win condition? Buff di massa non ne abbiamo. Oppure mi sto perdendo qualcosa nel Warriors. Ok, Warriors sono finiti. Quindi, raga, qua ci dobbiamo mettere qualcosa di nostro. Probabilmente andare a mettere un altro drop a 1. Raga, dobbiamo andare in Warrior e vedere che cosa caspita possiamo inserire. Io, raga, direi delle armi in un mazzo del genere potrebbero essere strong. Strillone, ci andiamo a prendere Murloc questo tizio con Rush. Raga, non so come faremo a vincere, ma ci proveremo. Lui lo mettiamo doppio strillone, dai. Doppio strillone, magari ci insicchiamo pure Zillax dentro a caso. Raga, secondo me qua ci dobbiamo mettere delle armi incazzate. Delle armi incazzate per forza. Forse Furia. Furia. Allora, sicuramente, raga, una Vespa a banda rossa. Che comunque, sicuramente il Berserk rabbioso. Le bombe, raga, sono troppo lente. Le bombe sono troppo lente, non fanno assolutamente per noi. Lui sicuro, raga, l'Elite Corcron, senza pensarci. Elite Corcron sicuro. La Pinsalivur mette sia la bomba che Smork. La Pinsalivur ce la mettiamo.
Raga, forse tolgo lo strillone, forse tolgo la Vespa. Doppio strillone, forse uno strillone solo. Una Vespa va bene. Darius è strong. Darius e Leroy sicuro, raga, Leroy ce lo mettiamo. Leroy ce lo mettiamo, Darius, Pinsalibur. Ci vuole un silence, raga, qualcosa per rimuovere. Sì. Oddio, lui è forte, pinna tossica. Un peschino? Tipo furia battagliera. Forse un silence, ragazzi. Zilex è strong. Zilex è strong. Altre carte, ragazzi, sopra 5 mana non le voglio neanche vedere. Non ci interessano affatto carte che costano più di 5 mana. Forse Zilex potrebbe darci. No, queste costano troppo. Questa è la Soul Trades, cattiva. Raga, io quasi quasi proverei così. Ho missato qualche carta che forse un silence. Forse un silence. Però al posto di che lo mettiamo. Raga, io partirei così. Murloc. Warrior, signori. Parte la challenge dello zio. Andiamo in ladder. Raga, io non so quale sia, possa essere la nostra win condition, ma devo vincere una partita. Spero che il mio primo avversario conceda. Startiamo. Raga, voi ci credete? Io ci credo. Io ci credo. Io ci credo. Ragazzi, se vinco la prima partita, ne faccio un'altra. Se vinco la prima partita, ne faccio un'altra. In tutti gli altri casi, appena vinco, raga, la challenge è fatta. Anche se io ho seri e forti dubbi sul fatto che possa vincere alla prima, però vabbè, raga. E io già mi sono scordato il mazzo, assolutamente. Che ho fatto di male per ogni volta che registro, perché? Perché c'è il me, raga, c'ho il coin però. Senti che c'ho il coin. Raga, Murloc in Mugamara T1, T2 Murloc, io tengo tutto. Io tengo tutto. Tengo tutto, raga. Tengo tutto. Ufficiale. Tengo tutto. Raga, qua si smorca. C'è solo un pensiero che lo smorca. Non mi giocare niente di. Raga. Zitti, che ho fatto una partenza degli dèi. Ho fatto una partenza degli dèi, raga. Questo ragazzo sta nel panico più totale. Questo, no, appena visto il muro, questo si è messo a piangere. Renti, intimoriamo. Ti schiaccerò, porca maiella. Ti schiaccio, raga. Lo schiaccio questo. Questa è vinta, raga. Il mazzo P, 100% di re. Quello in top che è più bello. Madonna quanti danni ti pusho, amico mio. Incredibile. Bam! Raga, mo se mi fa qualche angheria con la novizia. Subito adesso impazzisco. Qua l'unico problema potrebbe essere ragazzi Giant. Ma se non è Elsie Giant io sto turno gli pusho i danni, raga. Pusho i danni, sono troppi. Che sta succedendo? Sei buono. Raga, quanti danni so? Sono un botto di danni. Penso che non ci sia nulla a cui pensare. Amico Face. Raga, turno 3, 10 HP. Gioca il Giant, se vuoi. A parte che con 7 carte in mano non lo puoi mai giocare nella vita. No, la novizia, tutto quello che non volevo vedere era la novizia. Il peschino lo accetto quasi. Non la 02. Non la 02 tanto. Vabbè, il frezzino me lo immaginavo. Ok, no, 02 tanto, no. Che fai? Frizzi due pezzi o ammazzi il 6-2? Ok, ammazzi il 6-2. Non mi dica che c'è pure il mana Saigon. Ok, ma sì. Raga, quanti anni so? Qua mi sa che traddo. Anzi, senza pensarci, traddo. Io andrei a pescare l'assalto. Anzi, a proposito, raga, se pesco l'assalto giusto, eccolo qui. Allora, questi quanti anni sono? Sono 7 danni. Lo manderei. Lo scannerei tantissimo. Raga, io metto il Floating Berserker. Faccio così, faccio così.
incontrando, perché lei la voglio togliere assolutamente. E questo pazzo è incazzatissimo. Che cosa ho creato? Questa è stata la challenge più facile della mia vita. Dai, non puoi mai il pensiero, mister Ricco. Non puoi riprendere mai questa partita. Che puoi fare? Che... Ah, ma poi mi la concentra... Sul Vade! Raga, sono la persona più felice del mondo questa volta. Raga, challenge fatta. Prima partita, OP. Ve l'avevo promesso, raga. Andiamo con la seconda. La challenge è fatta, raga. Qualsiasi cosa succede adesso. Voglio sentire A. Tossi mi. E il ragazzo in chat ci si becca. Challenge portata a casa dallo zio. Era troppo facile sta challenge. Cioè, raga, io non. Basta. Basta, che sono tutti questi mage? Basta. Raga, io non ho mai dubitato neanche un secondo di non poter riuscire a fare questa challenge. E nessuno di voi può affermare il contrario. Ci mancherà. Raga, secondo me che è meglio Floating Berserker o Amalgam T3? Amalgam però baffa lui. A me piace tenermi un Amalgam. Raga, la faccia dei miei avversari quando gli parto col Murloc 1-2. Qua non ho trovato la curva, ragazzi, soprattutto non nel coin. È vero che prima ho fatto la Dream Start. Credo nel cuore del top deck. Ehi, Billy, fai il serio. Fai il serio, Billy. Raga, il Rob Power T2 mi piange il cuore, però. Forse avrei dovuto mollicare, però. Boh, vabbè. Va bene. Lui qua dovrebbe vinga. No. Vabbè. Che no, prima dovevi uscire tu. Eri stupendo se uscivi prima. Pure il Frodo in Berserker non era malissimo. Boh. Potrei giocarlo anche il prossimo. Questo raga è un endmage. Questo raga non lo batterò mai nella vita. Poi lui c'ha anche il value trade. Oh, questo è perfetto. Questo fila perfettamente il mio turno. Questo fila il mio turno alla perfezione. Guardate quanto è bello lui. Gioco il floating e faccio il trade qui. Faccio il value trade. Se lui vuole uccidermi il 3-2 mi pompa il floating berserker. Potrebbe giocare, ecco, il verme scaglioso è il peggior top deck. Questo ci fa male, guys. Questo ci fa male, noi però ripartiamo incazzati. Questo è strong. Io direi di fare lui e a mettere la salute. Andiamo faccia, raga. Andiamo faccia proprio con ignoranza e arroganza. Andiamo faccia. Comunque il prossimo turno, anche se mettesse un pezzo scomodo, posso dare veleno allo scagnozzo cinghiale. Questo è un pezzo scomodo. 3-3-6, posso fare tutti insieme. Raga, questo qua è una bestia. Questo non è un Murloc. Ma come ero accorto? Stavo scherzando ovviamente, raga, quando ho detto che lui era un Murloc. Cioè, pensate, questo non è un Murloc. Vabbè, tornando a noi. Raga, qua forse metto arma. Allora, quello tolgo sicuro. Perdiamo lui? Lo sicuramente dove alleno a lui. E qua non ci piove. Potrei fare scagnozzo e veggente luce fredda. Oppure fare arma. Però il veggente è forte qua. Boh, il veggente è forte, raga, mi piace. Ovviamente non ci trovo. Tu così. Tu vai faccia. Mi dispiace aver perso due danni, però. Raga, la nostra board è cattivissima. Siamo 8 of cards. Abbiamo una sola strategia in questo mazzo che è lo smork. Non ce ne sono altre. Questo gente te lo trad, amico mio. Quanti anni sono? 4, 5, 6, 7, 8, 8 e 4, 12. Non siamo ancora Lidl. Sicuramente faccio arma. Sicuramente lo traddo. Sono 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4,
7, 10. Sì. Non so che cosa cazzo ho contato. Comunque, 4, 7. Sì, raga, sto ubriachissimo. Quali per di fine settimana? Mi distruggo. Ma potresti anche pescare una bomba, amico. Non mi offendere per niente. Potresti anche pescarla subito. Bomba! Ma è nella vita. Raga, noi smorchiamo. Sappiamo che ogni nostra pescata potrebbe essere danno su danno. Raga, ho creato un mazzo cattivissimo. Che cazzo siamo parati? Non tanto. Velen va bene, Velen non me ne fotte niente, noi andiamo faccia. Cioè noi non esiste nessun altro place, altro posto che non sia la face. Non è che quanto cosa avessi da, ma non penso, raga, lethal di bomba. Lethal di bomba, raga, 2-0 la challenge, 100% win rate. Domani esco col titolo clickbait. Facciamo finta di fare i trade, così il gioco capisce che no, devi. Attenzione, tra mezzo dico Ven. Ah no, i danni. Mi sa che si prende i danni extra. Vai con la bomba! Vai con la bomba! Vai con la bomba! Raga, che cazzo stiamo parlando? Sotto la top 1000. Stiamo scherzando. Metto 100% per re. Raga, ho creato un mazzo stupendo. Raga, andate subito a iscrivervi al canale dello zio, condividete sto video immediatamente a tutte le persone che giocano a Hearthstone. Domani devono vedere sto video. Intanto, raga, fatemi fare il copia e incolla del mazzo che ve lo passo subito. Raga, mazzo di StarCraft. Non so quanto costerà sto mazzo. Oddio, un po' costa perché qualche leggendario ce l'ho schiaffata. Raga, avete capito bene? Lo zio uscirà quindi con la sua challenge e ogni settimana il primo a commentare il mio video, quindi domani quando uscirò col video e mi dirà la prossima settimana con cosa devo fare la challenge, io farò il video della prossima settimana. Lasciate un like, iscrivetevi, condividete. Ragazzi, ci becchiamo con il prossimo video dello zio che è sotto la lente. Chi ci sarà questa settimana, ragazzi? Lo scopriremo mercoledì. Bella.